Siamo qui con padre Francesco Occhetta, autore del libro La giustizia capovolta, e gli rivolgiamo un paio di domande. Padre Occhetta, nel libro tu parli di giustizia riparativa, riconciliativa. Ora, nel giorno d'oggi, la giustizia riparativa non è un po' un paradosso, qualcosa che stona col senso comune? È l'unica, secondo me, proposta che rifeconda la giustizia penale classica e permette di ristabilire e di rinnovare le relazioni, che sono esattamente il problema che, depositandosi nella memoria sociale, aumenta la tensione. E la giustizia riparativa pone al centro dell'ordinamento il dolore delle vittime e chiede a chi ha sbagliato di ricoscientizzare il male per rendersi conto di quello che ha fatto e, attraverso una società che è responsabile, di poter riparare quello che ha fatto, sia in termini relazionali che in termini materiali. Nel libro, alla conclusione, tu concludi con 7 parole chiave: vittima, giustizia, riconciliazione. C'è una parola, un'ottava parola, che mi viene in mente leggendo, avendo letto il libro: memoria. La memoria quanto è importante perché la giustizia riparativa funzioni? La memoria attiene alla verità, e in una società che sta perdendo la memoria perché è schiacciata su un eterno presente, il ricostruire la memoria, che è un processo doloroso, permette di incontrare ciò che è stato fatto, dove sei stato tradito, come hai violato per chi ha sbagliato, e di ricostruire e sanare un rapporto, se è possibile. Quando invece ci sono le famiglie che devono farlo, allora lì si tratta di un'opzione culturale in cui dobbiamo sceglierla, ed è faticosa, secondo me, però è l'unica via anche possibile. Faccio un'ultima domanda. Il nostro ordinamento prevede qualcosa che ricorda la giustizia riparativa. L'articolo 27 parla di rieducazione e parla di dignità umana. Di fatto non è così. Quante chance ci sono oggi, è una domanda da 100 milioni di dollari, perché in Italia veramente si possa arrivare a un percorso verso la giustizia riparativa? È una domanda complessa questa. E anzitutto, la giustizia riparativa sta entrando nell'ordinamento, è un paio d'anni che ci sono, è un po', ancora un po' di nicchia, ma l'ordinamento l'ha approvata. Questo è un primo dato. Il secondo dato, come dicevo prima, è un'opzione culturale, quindi è la società che la deve volere fondamentalmente. Il terzo dato è che la forza della giustizia riconciliativa è la dimensione di riconscientizzare il male attraverso quello che noi chiamiamo antropologicamente la meditazione, che può essere una delle vie possibili di riabilitazione dell'articolo 27 nelle nostre carceri. Perché c'è un dato che a me allarma, che il 69% delle 1000 persone che ogni giorno entrano ed escono dalle carceri torna a delinquere. Allora questo è un modello che non funziona più, e l'alternativa è che la società accolga queste persone, le controlli, le faccia crescere e si prenda cura. Grazie padre Francesco Occhetta, La giustizia capovolta, dal dolore alla riconciliazione.